Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi è lunedì. Lunedì facciamo il video dell'analisi ciclica, dell'analisi tecnica dei nuovi livelli per i mercati delle criptovalute, partendo da Bitcoin, ma oggi facciamo una cosa che non faccio già da qualche settimana, aggiungiamo le altre altcoin. In particolar modo andiamo a parlare anche di Ethereum e di Binance Coin, ragazzi, perché ci sono delle figure bellissime che stanno facendo e vanno assolutamente viste. Prima di andare avanti però con questo video, cercherò di essere più veloce possibile, ragazzi, anche nello sviluppo del video, perché abbiamo tante informazioni da dire. Volevo dirvi la cosa più importante di tutti, cioè il 14 novembre a Milano, di nuovo, quest'anno abbiamo la Crypto Conference, che è una manifestazione, ragazzi. È la più importante d'Italia relativamente al mondo cripto, dove ci sono i tanti ospiti internazionali, ci sono tutti gli influencer del mercato delle criptovalute, noi youtubers e quant'altro, ed è sicuramente un evento a cui non potete mancare. Ci sarò di nuovo quest'anno e vi do una news in anteprima, non l'ho detto a nessuno praticamente ancora. Questa è la prima volta che lo dico, farò uno speech, quindi sarò anche dall'altra parte diciamo del palco, perché terrò uno speech di 25 minuti su un argomento molto molto importante e come sempre tecnico, ragazzi, perché a me piace parlare di trading, mi piace parlare di cose tecniche, e quindi parlerò di una strategia di copertura delle posizioni hold di lungo periodo. Come fate a coprire una posizione in holding, ragazzi? Questa strategia la presenterò alla Crypto Conference a Milano, ma vi faccio anche vedere il programma, ragazzi, la Crypto Conference Milano 2019. Vi lascio il link in descrizione perché stanno finendo anche tutti i biglietti. Quest'anno hanno fatto le cose ancora più grandi dello scorso anno. Vi do un coupon che vi lascio in descrizione per registrarvi con il 15% di sconto all'evento. E qui sul sito, ragazzi, potete vedere tutti gli ospiti di quest'anno, tutti i vari riferimenti. Ma come vi ho già spiegato, anche quest'anno ci sarò anche io che terrò questo speech importantissimo. Ne parleremo ancora nei video fino al 14 di novembre, quindi andiamo avanti subito sul grafico per quanto riguarda l'analisi di oggi, quindi Crypto Conference a Milano, ma tanto ne riparliamo. Ci sarò io anche che parlerò. Codice sconto del 15% nella descrizione. Che mi sono dimenticato, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ok, ragazzi, allora andiamo subito a vedere quella che è l'analisi ciclica del mercato delle criptovalute. Vi avevo lasciato con lo scorso video con l'indicazione dei punti di pullback e dei pull up, scusate, di break per gli ingressi long. Ha fatto solo il pullback intorno ai 9.000, c'è un ingresso long, sì, il primo su 4, mancano tutti gli altri, il mercato sta ancora decidendo cosa fare. Allora, siamo nel bel mezzo di questa fase ciclica iniziale. Lo scorso 23 ottobre, che cos'è ancora non lo sappiamo, il mercato non si sta spingendo oltre nelle sue conclusioni, ragazzi. Fin tanto che non si supera questo livello di 10.000 e poi il livello di 11.000 qui, ma già basterebbe anche questo livello di 10.500, ragazzi, per dare già un segnale long, non siamo nelle condizioni di poter dire che siamo già nel nuovo annuale, quindi dobbiamo ancora attendere. C'è tanta 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 attesa da parte del mercato per un'eventuale continuazione di questo trend. Non mi dispiacerebbe, però purtroppo, ragazzi, da un punto di vista di analisi ciclica, ancora i segnali definitivi non ci sono. Certo è che, come sempre sapete, bisogna salire sul cavallo e poi mettere lo stop loss e quant'altro per decidere come fare. Poi a uscire, se siete dei trader, sapete quello che bisogna fare. Quindi qui già c'è stato un ingresso in pullback sui 9.000, mancherebbe quello degli 8.700, però state particolarmente attenti, ragazzi, perché questi livelli sono da monitorare, perché il mercato non è uscito dalla sua fase di congestione ribassista ancora.
anche se è innegabile che comunque un'up c'è stato, quindi una presa di respiro c'è stato. Sta appoggiando sulla media mobile a 200, che è questa linea che vedete. Bitcoin, insomma, in questi giorni sta facendo ben poco. Un break dei 9600 dollari darebbe nuova linfa al mercato. Ho pubblicato sul canale Telegram lo scorso venerdì un'analisi importantissima, andatela a vedere, il link in descrizione al canale Telegram è gratuito, trovate la mia, diciamo, analisi, che è quella la stessa identica ho pubblicato in Academy, e quindi insomma ragazzi è un bel regalo, quindi andatevela a leggere. Dal punto di vista ciclico siamo a qui, diciamo, più o meno ragazzi dal minimo sono passati 12 giorni, questo dovrebbe essere un ciclo settimanale, andremo a vedere come concluderà entro il 9-10 di novembre quest'altra settimana. Ancora siamo nella prima parte della fase ciclica, o siete flat o siete long, non andate contro trend in questo mercato, posizioni short potrebbero essere assunte solo alla rottura degli 8700 dollari per i più diciamo duri di cuore, ecco, chiamiamo così. Quindi ancora una fase di incertezza, il mercato lo dimostra ancora una volta con questi prezzi. Passiamo invece ad Ethereum, che c'ha un grafico più interessante, ma ancora quello più interessante di tutti è quello di Binance, lo vediamo tra pochissimo, quindi state sul canale fino alla fine del video perché andiamo a vedere quello che sta facendo anche Binance, che sembra aver completato la BC che avevo indicato qualche mesetto fa. Allora, dove siamo dal punto di vista grafico su Ethereum? Ragazzi, Ethereum è bellissima perché Ethereum sta dicendo: o abbiamo chiuso un ciclo grande qui il 23 ottobre, oppure questa fase qui, ok, è l'ultima ed è un altro ciclo che dovrebbe essere ancora in fase di chiusura, quindi il prossimo 20 novembre. Ora, come sempre, se vi ricordate, tanto tempo fa facevamo due cose diverse, cioè buttavamo giù un'analisi su Bitcoin e un'analisi diversa su Ethereum, proprio per ampliare le nostre possibilità, ragazzi, e di nuovo possiamo farla perché questa potrebbe essere un'altra analisi su Ethereum, cioè nuovo minimo ancora da fare sui mercati dell'altcoin, e quindi questo lascerebbe spazio all'idea che il ciclo annuale grandissimo che su Ethereum, mi ricordo, è partito qui il 15 di dicembre, sta facendo ancora la sua fase, non è ancora chiuso. Se questa cosa avviene, non è ancora chiuso, ragazzi. Poi ci starebbe anche bene con questa figura, le famose corna del bue, che io chiamo sempre così questa figura, fa un po' ridere, ok? Ma in realtà, ragazzi, è una figura ciclica molto comune, quindi non sarebbe strano. Ma andiamo a capire, ok, ciclicamente, quindi la possibilità per Ethereum di fare un nuovo minimo c'è ancora quando entro più o meno la fase finale del mese di novembre, dal 19-20 in poi. Però, ok, fatta questa considerazione di previsione ciclica, andiamo a vedere quello che dicono i prezzi, ragazzi, ok? I livelli da monitorare quali sono su Ethereum? Intanto questo qui, vedete, quello a 195-200. Questo è il livello da monitorare. Se il mercato se ne va qua su, ragazzi, comincia a diventare un po', questa view di nuovo minimo incomincia a diventare un po' difficile. Ma solo sopra a questo livello il mercato darebbe per diciamo annullata la view che vi ho indicato prima di possibile fase ancora da concludere. Quindi solo sopra qui, che è 230, ragazzi, 225, 240, insomma quella famosa area di resistenza che non molla su Ethereum. Innegabile però che guardate come il ciclo stia palesemente facendoci questa faccina che ride. Vi potrei mettere, diciamo, qui gli occhietti, ragazzi, di questa faccina, come disegno male io, ok? Però è una faccina che ride, sto scherzando, ma serve a indicarvi cosa, ragazzi? Che il mercato sembra aver trovato un'area di supporto in questo livello qui dei 150, che potrebbe in ogni caso reggere, anche se magari
verso la fine del mese di novembre potrebbe decidere di fare effettivamente questo. Non è detto che faccia un minimo così tanto più basso, ma magari un doppio minimo, perché no, un poco più alto di questo. Quindi questa è la fase su Ethereum, bellissima ragazzi, è un disegno veramente magnifico su Ethereum. Solo sopra questo livello iniziamo una nuova fase long. Avvisaglie sono qui al superamento dei 200, fase long su Ethereum da poter prendere sicuramente sopra i 200, sicuramente sopra questo livello. Attenzione a cambi di fronte, già il mancato superamento di quota 195 da un punto di vista di analisi daily poi sposterebbe l'attenzione al tentativo di rottura dei 160, quindi stiamo un po' allerta ragazzi, bisogna essere un po' più trader anche su Ethereum in questa fase. Passiamo all'ultimo Binance ragazzi, allora guardate qui la come ha concluso il nostro ABC, ve l'avevo indicato nell'ultimo video che avevo fatto su Binance, e ha dato per chiusa una fase ciclica il 26 di settembre. Allora intanto questo ABC lo eliminiamo e andiamo a fare delle conclusioni su Binance importantissime. Qualcuno di voi si ricorda il mio vecchio video dove avevo detto delle fasi di pullback da poter sfruttare di Binance? Stavano tutte qui intorno ragazzi, dove esattamente in questa fase qui, da qui, ok, da qui a questa fase qui, l'ultima era 16 più o meno, ok ragazzi, qui ci stavano tutte le fasi di acquisto. Ora chi di voi ha avuto il fegato magari di fare una cosa del genere si trova in profitto in questo momento, deve proteggere la posizione perché Binance ragazzi ha due view possibili che dobbiamo monitorare in questo momento. Il ciclo di breve è rialzista, come vedete è rialzista, però ci sono delle fasce di resistenza notevoli. La prima è questa ragazzi, e ci sta combattendo da qualche giorno. Poi andremo su quest'altra fascia che è qui, ok? Che sono intorno ai 24-25 dollari su Binance. Però, ragazzi, da un punto di vista analisi tecnica, siamo in questa fase rialzista con questi due livelli di resistenza difficili da superare. Ma abbiamo un'altra cosa da valutare, l'analisi ciclica, ragazzi. L'analisi ciclica su Binance ci sta dicendo che questo ciclo eventualmente annuale potrebbe non essere chiuso, perché è molto corto per Binance. E se così fosse, sposterebbe il tutto dove? A fine mese di novembre, i primi di dicembre. Quindi in teoria questo potrebbe essere semplicemente un ciclo correttivo che però poi andrà a fare un nuovo minimo. Quindi ancora una volta dovete fare particolarmente attenzione su Binance ragazzi, perché è pericolosa questa fase. Dov'è che una fase ciclica di questo tipo annullerebbe la possibilità di ulteriori ribassi? Solo al superamento di questo livello ragazzi, cioè di 33. Cioè dovremmo arrivare qui su, quindi siamo lontanissimi, non possiamo avere questo tipo di certezza su Binance in questo momento dal punto di vista ciclico, per cui dobbiamo ragionare solo su queste operazioni di breve in questo momento. Quindi particolare attenzione dovete rivolgerla a questo trend ragazzi, ok? Questo trend qui che sta facendo questo. Quindi se dobbiamo se vediamo delle avvisaglie magari di una rottura nel breve periodo di questo trend rialzista, io direi che bisogna andare via e poi rientrare con calma su Binance, perché la rischiosità di vedere un nuovo monte ribassista c'è ancora una volta, è legata a quello che sta facendo Ethereum, è ancora di più complicato. Quindi vi ho detto quello che penso su Binance, vi ho detto quello che penso su Ethereum, ma allora qual è ragazzi la coin che in questo momento è quella più tranquilla? È Bitcoin, la coin più tranquilla ragazzi è Bitcoin. Però i livelli li abbiamo detti relativamente anche su Ethereum e su Binance. Binance ha fatto un trend più pronunciato, quindi magari
qualcosina a casa si poteva portare, però andare all in ancora su queste coin, ragazzi, sia Ethereum che Binance, anche Bitcoin stesso, come vedete, anzi ve lo rifaccio vedere al volo, la parte di ingresso in pullback è avvenuta su un pezzettino minuscolo, ragazzi, rispetto agli altri, quindi insomma siamo ancora nella fase di costruzione della nostra posizione hold, ed è così che dovete ragionare se volete fare del trading di un certo tipo e stare un po' più tranquilli. Vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire, sta finendo il tempo, 15 minuti per questo video. Allora ragazzi, noi ci rivediamo mercoledì con il prossimo video, lasciatemi un pollicione in su e soprattutto tutto quello che pensate nei commenti di questo video. Noi ci rivediamo mercoledì, buon inizio settimana a tutti, ciao!